La scienza e la tecnologia moderna, che dall'inizio del XX secolo hanno fatto passi in avanti sempre più veloci, hanno rivelato che non c'è alcuna base scientifica alla teoria dell'evoluzione. Tutti i rami delle scienze interessati dall'argomento, microbiologia, biomatematica, biologia cellulare, biochimica, genetica, anatomia, fisiologia, antropologia e paleontologia, hanno prodotto innumerevoli prove che demoliscono la teoria dell'evoluzione. Ma se questa tesi dell'evoluzione fosse vera, dovrebbero essere esistite delle forme incompiute, imperfette, sottosviluppate, intermedie, a rappresentare un tale ipotetico processo. Per esempio, dovrebbero essere esistite delle creature mezzo pesce e mezzo rettile che hanno acquisito alcune caratteristiche dei rettili, mentre ancora ne conservavano alcune dei pesci. Oppure, sarebbero dovute comparire delle creature che mostravano caratteristiche sia dei rettili sia degli uccelli. Inoltre, queste forme intermedie avrebbero dovuto essere milioni, perfino miliardi in più delle specie esistenti. E naturalmente noi dovremmo aver trovato numerosissimi fossili di queste forme intermedie negli strati rocciosi di tutto il mondo. Di conseguenza, tutti i musei del mondo dovrebbero esporre fossili di forme di vita semipesce, semirettile, semirettile, semiuccello, semipinnato, semicaudato, metà alato, metà con zampe, senza occhi, senza orecchie, con un solo occhio o un solo orecchio. Tutti imperfetti e carenti in qualche modo. Darwin, che era molto consapevole di questo fatto, nel suo libro L'origine delle specie scrisse: se la mia teoria fosse vera, devono essere sicuramente esistite infinite varietà intermedie che collegano più da vicino tutte le specie dello stesso gruppo. Di conseguenza, la prova della loro precedente esistenza potrà essere trovata soltanto tra i reperti fossili. Ma nei reperti fossili non troviamo alcuna forma intermedia. Jeffrey Bada, professore di geochimica e uno dei più famosi protettori della teoria dell'evoluzione, ha confessato nel febbraio del 1998 su una delle riviste scientifiche più conosciute nel mondo, Earth. Oggi che stiamo lasciando alle spalle il XX secolo, non siamo ancora in grado di dare una risposta concreta alla domanda fondamentale che ci eravamo posti all'inizio del secolo: come si è originata la vita? La biochimica moderna ha permesso non solo di conoscere il disegno particolare della cellula, ma anche quello della molecola del DNA presente nel nucleo. La struttura molecolare del DNA venne scoperta nel 1955 da due scienziati, Francis Crick e James Watson. La loro scoperta dimostrò che la vita è molto più complicata di quanto si pensasse in precedenza. Francis Crick ricevette per questa sua scoperta un premio Nobel e dovette ammettere, pur essendo anche lui un evoluzionista, che la struttura come il DNA non poteva essere nata per una serie di coincidenze. Il professor Fred Hoyle, famoso matematico ed astronomo, spiega con un esempio l'impossibilità della suddetta teoria. La probabilità che una cellula vivente sia stata generata per caso è paragonabile alla probabilità della produzione di un Boeing 747 a causa di una bufera che colpisca un deposito di ferri vecchi. Molta gente crede che l'evoluzione sia una verità dimostrata. La propaganda darwiniana viene condotta in tutte le scuole con insistenza. Nei testi scolastici, tante prove falsificate ed escluse anche dagli evoluzionisti si presentano come la dimostrazione dell'evoluzione degli antenati dell'uomo.
Invece la realtà che gli evoluzionisti tentano di nascondere è evidente. Le testimonianze fossili rivelano che gli esseri viventi non si sono evoluti da forme primitive verso forme avanzate, ma sono apparsi tutti all'improvviso integralmente. Cioè, gli esseri sono creati. Tutti gli esseri viventi sono giunti all'esistenza con le loro caratteristiche perfette, grazie al progetto di un creatore, eminente per superiore potenza, sapienza e conoscenza. I circoli materialisti, in particolare, aderirono ciecamente alla teoria dell'evoluzione, poiché essa rifiutava il fatto della creazione.